Ma il mio discorso forse è un po' in dissonanza con alcuni concetti che ho sentito prima. Innanzitutto io voglio chiarire che la salute non è una merce e non può mai esserlo per nessuna ragione. Per cui è fondamentale anche capire il passaggio che è avvenuto dagli anni 70 e successivamente. Oggi noi parliamo di aziende sanitarie, parliamo di aziende ospedaliere, parliamo di convenzioni fra aziende sanitarie e aziende ospedaliere con strutture private e quindi sostanzialmente parliamo del mercato della malattia. Questo è bene che, diciamo così, ce lo diciamo in faccia senza tanti giri di parole. E quindi parliamo di un mercato che si fonda sulla malattia e si estende sulla malattia. Ovviamente ci sono le eccezioni che confermano la regola, però questo è quanto avviene. Non sto qui adesso ad introdurre anche tutta una serie di altre cose perché il tempo non me lo consente, però è fondamentale cogliere questo, no? Se no dobbiamo parlare di RG e tutte queste cose, le cose poi che succedono anche in modo ignobile come la clinica Santa Rita a Milano, ad altre cose, tutte aziende convenzionate, pagate con i soldi pubblici di Pantalone e nei quali si operava anche chi non bisognava operare, si portava a morte delle persone che dovevano stare in vita. Ma di questo dirò dopo. Per quanto concerne il problema della prevenzione, io affronterò una visuale specifica perché il tempo non consente di andare oltre e affronterò il problema soprattutto della fabbrica, affronterò il problema dei lavoratori e delle lavoratrici, e cioè di soggetti sociali che sono invisibili. Se voi accendete una televisione sentite anche qualsiasi esponente, per dire un vostro regionale, non Bersani, tutti parlano di aiutare le imprese, aiutare le aziende, al massimo si dice il lavoro e l'impresa, no? Tu non senti mai dire gli operai, i lavoratori, le lavoratrici, i loro diritti, i loro bisogni, eccetera, no? Sì, così. Però è importante perché i termini hanno sempre un significato molto crudo. Per esempio, dal 75 in avanti, quando in questo paese si è cominciato a parlare di riforme, fa eccezione la riforma sanitaria per i motivi che un relatore ha sottolineato, quella grande spinta sociale, e modestamente la conosco bene perché ci ho partecipato a far nascere anche quella riforma, no? Ma quando si è cominciato a parlare di riforme in questo paese, faccio solo dei salti per chi è qualche anno come me, e cioè riforma del salario, quindi abolizione di tutta una serie di contenuti salariali, e poi la riforma della scala mobile, via la scala mobile, e così andando avanti, no? Riforma delle pensioni, eccetera, eccetera. Ovviamente non sto parlando delle pensioni baby, eccetera, sto parlando di chi ha sgobbato in fabbrica per 35-40 anni e poi adesso gli dicono guarda che devi lavorare fino a 70, perché si parla già di questo, no? E una volta invece, quando avevamo un cervello collettivo che funzionava, si parlava di lavoro liberato e quindi di cultura permanente, eccetera, eccetera, e quindi di dignità. Quindi si viveva non per lavorare, ma si lavorava per vivere, una cosa diversa, no? Allora, questo è solo per farmi capire in quale orizzonte mi muovo. E sulla base dell'ideologia dominante, la nocività è sempre stata considerata come un fatto ineludibile del lavoro, no? Sin dai tempi antichi ci sono indagini sui vasai, sui tessitori, eccetera, eccetera, no? E risalgono sempre all'antichità tutte queste ricerche. Poi, andando avanti, all'inizio del Novecento e fine Ottocento, praticamente
con le prime organizzazioni del movimento operaio si è cominciato a porsi il problema della salute e della sua affermazione. All'inizio, faccio solo brevi cenni, all'inizio ovviamente si trattava di debellare le cosiddette malattie sociali, no? Per fare l'esempio la tubercolosi, eccetera, no? E quindi si aveva un concetto di prevenzione molto medico-centrico, per farmi capire, no? Quindi la cosiddetta prevenzione primaria, eliminare i fattori di contagio sociale per queste malattie, poi la prevenzione secondaria, quindi fare delle indagini precoci, e questo va, e la prevenzione terziaria, la riabilitazione e cura, per farmi capire. Poi con lo sviluppo, diciamo così, dell'organizzazione economica, sociale, culturale e dell'organizzazione della classe operaia, del movimento operaio, c'è stata una trasformazione possente nel campo delle patologie, patologie del lavoro e come concetto di prevenzione. E da questo punto di vista vengono avanti tutta una serie di fattori che sono fattori di inquinamento che possono essere dovuti alla contaminazione ambientale degli ambienti di lavoro, dell'ambiente esterno, in modo cronico, no? Esposti a determinati agenti. Oppure ci sono fatti eclatanti, per ricordare a tutti il crimine di Seveso, il crimine di Bhopal in India, altri crimini in Italia, no? Fredonia, le nuvole del Selico, il crimine dovuto all'amianto, al territorio di Porto Marghera, cioè che coinvolgono tantissime persone. E con le lotte operarie, no? Perché non dimentichiamo una cosa, quanto diceva Ivan Caliti che ci sono 2 milioni di famiglie censite che smettono le cure perché non hanno reddito, e bisognerebbe attaccarci subito per parlare sempre di lavoro, che ci sono milioni di donne e uomini che vanno a lavorare ammalati perché hanno paura di essere licenziati. Addirittura questo governo di destra, pieno di fascisti, perché io non ho mezze parole, come si chiama, ha messo dentro ancora con Sacconi che le donne che vanno a lavoro devono firmare il licenziamento in bianco se restano incinte e partoriscono. Queste sono delle cose ignobili, anticostituzionali, che fanno ribrezzo a ogni persona che ha il senso della civiltà, no? Eppure c'è un silenzio tombale, no? Su queste cose. Cioè, non voglio introdurre discorsi di diritti del lavoro, restiamo sempre alla prevenzione. Allora, sostanzialmente si fa il salto e si afferma, lo afferma anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che la salute non è l'assenza di malattia, ma la salute è il benessere psico, fisico, sociale, culturale, eccetera. E per non rubar tempo, no? Leggo un passo di un recente scritto mio, no? Infatti, più sentita l'esigenza di passare dal soddisfare il diritto alla salute a rispondere ai bisogni di salute, concetto ben più ampio che comprende la piena fruizione del bene ambiente, il bisogno di cultura, di capacità di governare, di aggregazione sociale, di attività creative, di attività fisica, di sport e di spazi per poterlo praticare, di quartieri migliori dove abitare e svolgere attività di relazione con le altre persone, di lavoro umano e soddisfacente, di occasioni espressive artistiche, teatrali, musicali, di capire fino in fondo ciò che avviene, eccetera, in una parola, l'aumento del prodotto generale lordo di felicità, l'ho chiamato io tra virgolette. Questa analisi fa capire che il problema della salute è solo in parte di pertinenza medica, no? E la smetto di leggere, andiamo troppo avanti. Allora, da questo punto di vista è fondamentale capire cos'è la partecipazione, no? Quella che cade dall'alto verso il basso, o viceversa, quella che dal basso sale verso l'alto e crea alleanze laddove gli alleati sono disponibili a portare avanti un discorso. Sto parlando delle istituzioni ad ogni livello, no? Oltre che delle forze politiche, sindacali e sociali.
ma quando questo non c'è, e in genere non c'è, sicuro che in genere non c'è, le eccezioni confermano la regola, allora bisogna che ci sia l'auto-organizzazione della popolazione sul territorio, quindi i comitati, le associazioni, si potrebbe fare un lunghissimo elenco, da quelli che si battono contro gli inceneritori, a quelli che si battono contro l'inquinamento elettromagnetico, alle discariche, a chi vuol far funzionare bene i sistemi sanitari, eccetera. Per esempio, a queste che si chiamano aziende, che io non accetto questo termine, sanitarie locali, perché non ci deve essere una di vari quartieri, delle forme auto-organizzate che chiedono, signori dei distretti di prevenzione di medicina del lavoro, allora vogliamo sapere, oggi siamo nel 2011, qual è il vostro programma di intervento nel 2012? E poi nel 2012 vi chiediamo il consuntivo di quello che ci avevate chiamato nel 2011, non solo, ma quando voi ci dite qual è il vostro programma, noi lo verifichiamo con le assemblee, con la popolazione a tutti i livelli, per verificare se il vostro programma è aderente ai bisogni di salute e a tutto quanto, non sto qui a farlo lungo, che c'è in questo quartiere e come intendete affrontare questi bisogni, oppure se ci sono effetti negativi, inquinamento, problemi di ogni tipo, ordine e grado, da chi ha bisogno di determinata attenzione e assistenza, come con la mamma che ha parlato all'inizio, che aveva, non ho capito bene se era un bambino o una bambina che aveva problemi psichici, eccetera, no? Che adesso sta, mi pare, in questa struttura Santa Chiara, alle cose più diverse. E quindi la partecipazione è l'ossigeno della democrazia, che la parola democrazia è una parola talmente svalutata, tutti sono democratici, se sentite anche quelli di Forza Nuova, anche loro sono democratici, tutti sono democratici. No? Allora, bisogna dare costrutto alla partecipazione. E per dare costrutto alla partecipazione vanno bene i mezzi di comunicazione, per l'amor di Dio, internet, email, eccetera, però io penso che non ce n'è il tempo per entrare nel merito come avviene la produzione dell'informazione, quali sono le fonti di accesso a questa informazione che viene prodotta, quali sono i conflitti di interesse, quindi questo massimo. Bisogna fare un'analisi che non la faccio perché non c'è nel tempo materiale, però l'informazione è la premessa di ogni discorso di prevenzione. E la prevenzione non esiste se non c'è partecipazione. Quindi c'è un meccanismo, scusate, taglio il salame di grosso per farmi capire, bisogna informare un determinato gruppo a rischio, quali sono i rischi reali ai quali è sottoposto, una volta che si prende coscienza di questi rischi, quindi che funziona un cervello collettivo, che non arriva il tizio che parla per tutti, no? E non si accetta mai la verità su un piatto d'oro, ma la si va a verificare, non sempre. Ecco, una volta che c'è questa presa di coscienza, poi la partecipazione c'è. Vi faccio un esempio, perché oggi giustamente Enzo parlerà poi di Giulio Mazzacane. Correva l'anno 1975, allora con Giulio Mazzacane, nella città di Bustarsizio, in provincia di Varese, abbiamo detto andiamo a parlare con i comitati sanitari di zona, che sono arrivati prima della riforma sanitaria per chi ha qualche anno, lo sanno, e diciamo che vogliamo fare delle indagini dentro le fabbriche. Allora abbiamo scelto un calzaturificio, che era uno dei più grossi, abbiamo scelto un'industria che trasformava materie plastiche, abbiamo scelto una tintoria. Allora, in tutte queste tre fabbriche abbiamo fatto tutta una serie di assemblee per spiegare l'iniziativa, abbiamo poi, quando spiegare l'iniziativa vuol dire fare anche le assemblee di notte, io ho fatto con Giulio Mazzacaro la tintoria con uno di cui poi vi dirò. Poi abbiamo costruito un questionario con le parole, parlando con i delegati di reparto, eccetera, eccetera, in modo che arrivasse un messaggio comprensibile, che era il loro e non il nostro, no?
E poi abbiamo detto andiamo a stabilire con l'azienda, con le accordi sindacali per compilare in mensa a turnazione i questionari con i lavoratori di questo territorio. Quando noi siamo arrivati a fare i questionari per la tintoria Como, io ero con lì quel giorno lì con Giorgio Duca e a 10 la volta venivano, erano sui tavoli della mensa, quando ovviamente non ero almeno di mensa, con i questionari e nessuno scriveva. Allora abbiamo detto, ma scusate, ma c'è qualche problema, cioè, non so, perché ci siamo parlati, eccetera, cioè abbiamo detto che andava bene. Ecco, in quel momento lì noi abbiamo scoperto, assieme a Giulio Maccacaro, che erano tutti analfabeti in questo fatto, che venivano da Francavilla Mare, no? E allora, e qual è stato il nostro intervento? È stato un intervento di 150 ore di alfabetizzazione, per cui tu non puoi così mettere fuori di cartello, qui c'è acido, clorino, manco sanno leggere, no? Addirittura a Costa Arsizio c'era un'azienda che per pesare i cancerogeni nell'allestimento dei cilindri di gomma assumeva espressamente persone analfabete e sulla bilancia metteva su ciclamino, fiordaliso, altre cose e stampigliava sul sacco. E questo passava come segreto industriale, capito? No? Questo per capire da dove veniamo. No? Allora, da questo punto di vista è fondamentale. E il discorso, questo è quello di 30 anni fa, ma io vedo, come dire, ancora il processo Eternit di Torino, 3.000 morti d'amianto, no? Vabbè, e qui così, voi pensate che questi lavoratori fossero stati informati? Assolutamente. Voi pensate che questi medici di fabbrica avessero informato lavoratrici e lavoratori? Assolutamente. Voi pensate che l'azienda poverina non lo sapeva, anche se c'era l'articolo 2087 del codice civile? Assolutamente, anzi, Smidaglia e Barone de Cartier Belga truccavano i dati, facevano sparire gli articoli che dimostravano il nesso di causalità fra esposizione all'amianto e patologie amianto correlate, dall'asbestosi al tumore al polmone, al mesotelioma pleurico peritoneale, alle placche pleuriche e a quant'altro. Quindi non sto a tediare, questa è una triste realtà odierna, non di 30 anni fa. E voi pensate, io ho sentito il professore, il preside della facoltà di medicina e un altro professore, no? Voi pensate per esempio, e non parlo per sentito dire, che le analisi lavorative remote oggi fatte negli ospedali, fatte nelle cliniche, fatte dai medici di base, siano qualcosa di più della semplice analisi familiare remota? Voi pensate, qualcuno ti scrive metalmeccanico dell'azienda, chimico, ma voi pensate che qualcuno vada ad approfondire quali sono le lavorazioni che svolgeva quell'operaio o quell'operaia, i fattori di rischio e quindi vada a vedere il nesso di causalità fra la malattia di quell'operaio e di quell'operaia e se lo trova anche a livello di dubbio, come impone la legge, lo impone la legge, faccia la denuncia all'INAIL o alla Procura della Repubblica? Assolutamente no, assolutamente no, ve lo garantisco che tutti i giorni vedo queste cose, assolutamente no. Quindi vuol dire che bisogna cambiare radicalmente. Io mi rendo perfettamente conto che siamo in una situazione disastrata socialmente e voglio dire di anche con le nuove generazioni purtroppo di analfabetismo sociale. Io incontro giovani anche che hanno fatto al liceo, non so neanche cos'è lo statuto dei lavoratori, quando vengono licenziati, quali sono i loro diritti, a parte questa ginepraio di contratti a termine, non a termine, in affitto, eccetera, che è una cosa ignobile. Ma a proposito di questa situazione disastrata, bisogna anche dire che se si vuole parlare di partecipazione, bisogna garantire i diritti alle persone, bisogna garantire i diritti alle persone, bisogna garantire un lavoro salubre, decente, che gli permetta di vivere e non milioni di giovani precari che un
eccetera, con le cooperative più diverse, con il lavoro incardinale, eccetera. Perché questa cosa, non a caso, voglio dire, il padronato, perché io uso sempre ancora questo termine che secondo me è molto comprensibile a tutti, no? Il padronato in mezzo a questa crisi sta, come si chiama, cercando di distruggere ogni forma di diritto e di diritti fondamentali della Costituzione. Cosa c'entra l'articolo 18 con la CEI, a parte il fatto cosa c'entrano uno Stato che dovrebbe avere la sua indipendenza, con il fatto che quello che deve diventare banchiere, Draghi, scrive la lettera al suo predecessore, no? Gli dice bisogna, c'è troppa rigidità del lavoro, ci dicono, c'è troppa rigidità, bisogna aumentare la flessibilità. Qui siamo al delirio tremens a livello sociale, scusate la mia franchezza, no? Ecco, io vorrei che per parlare di prevenzione, di partecipazione, eccetera, bisogna prendere coscienza di questa truce realtà, no? E soprattutto bisogna sapere una cosa che immagino sanno tutti, che per parlare di prevenzione e di partecipazione e per rimuovere ogni rischio e per affermare i diritti umani, eccetera, bisogna, dopo la mobilitazione, fare anche le lotte focalizzate, perché altrimenti tutte le belle parole che noi possiamo dire, anche estremamente interessanti in questo convegno, resteranno tali se fuori da questa sala domani la signora Bellotti con la sua associazione non attiva una certa lotta per affermare certi diritti sacrosanti, idem la signora che ha fatto un'associazione familiare, o idem l'operaio di una certa fabbrica, eccetera, no? E sapere che c'è stata una regressione culturale prima ancora che politica in questo paese, nella quale navighiamo come in una melma. Allora è importante, diciamo così, in questo convegno, scusate che ci sia magari una voce che focalizza anche queste cose, perché non ho avuto il tempo materiale di dire le cose, ma il discorso che ho fatto prima sull'analisi lavorativa vale anche per il consenso informato, si va di bene, di cui ho sentito parlare, e non significa che qui a Bologna le cose vadano male, significa che generalmente il consenso informato è costituito da moduli stampati, prestampati, che in molti casi vanno bene, vengono adottati per le stesse malattie, dove non si citano controindicazioni di nessun tipo. La pianto qui e vi ringrazio.